lottato per i diritti delle donne, degli ultimi, delle persone più in difficoltà. E l'ultima cosa che, tra le tante che mi vengono in mente, tutti quanti ce la ricordiamo per come cucinava, per le tagliatelle, non c'è nessuno che non si ricorda le tagliatelle di Emilia. E i passatelli, i ravioli, i cappelletti, come si dice in realtà. Io ho imparato anche il suo dialetto negli anni, le parole che lei usava. Anche per divertirci, per fare le battute, ma questa sua caratteristica di anche, pensavo a questo suo modo di cucinare, di quasi mettersi a disposizione degli altri in queste ore, come era un suo modo di dare comunque, cioè lei non smetteva mai di dare in qualsiasi situazione e era sempre e faceva sempre. Mi ricordo, adesso non ve lo so collocare negli anni, però qualche anno fa qua a Oriolo ci fu un'iniziativa in una chiesa sconsacrata qui e io, Giulia, con altri andammo lì prima a pulire perché insomma era un po' di tempo che la chiesa era chiusa. E lei si raccomandò di chiamarla, pure lei doveva mettersi a pulire a più di 80 anni e noi arrivò arrabbiata, urlando contro me e Giulia perché non l'avevamo chiamata per pulire e noi le dicemmo: Emilia, ma cioè, non è, sei un po' anziana per metterti per terra. E lei, per dirvi che lei comunque era sempre quella che stava in prima linea e che doveva fare sempre. Io, ecco, potrei, ovviamente lascio lo spazio agli altri per ricordarla. Per me ci sarà un vuoto enorme, però sono felice perché la mia vita senza averla incontrata sarebbe stata diversa. E tanto di quello che sono oggi è anche grazie a lei e per questo la ringrazio. E la ringrazierò sempre. Grazie. Un comunista che non volle mai iscriversi alle corporazioni fasciste, motivo per cui lavorava poco e non basta, spesso tornava a casa con qualche livido e a volte i fascisti venivano a tormentarlo anche a casa. Ma Mersilia lavorava a casa dei signori, tutti fascisti. Insieme faticavano a tirare su i loro quattro figli. C'era una miseria che spogliava le ossa. Qui parlo io. Quando parla Emilia, quasi canta. La sua energia si trasforma spesso in passione, non conosce soste. Sempre con l'atteggiamento di attiva sfida alla vita. Riprende lei. Sai, Francesco, sono sempre stata una ragazzina tranquilla. E in quei tempi c'era poco da maracchellare. Io ero molto legato al babbo. Sai, la sera lui andava sempre alle riunioni clandestine del Partito Comunista. Si svolgevano nelle stalle e babbo raccoglieva le quote degli iscritti per sostenere il partito. Una volta gli chiesi di portarmi con sé, desideravo iscrivermi. Babbo disse che ci avrebbe pensato lui, ma io non volevo questo, volevo farlo io di persona. Volevo essere autonoma, io protagonista di me stesso. Sai, viviamo in tempo dove la parola comunista è bandita, ma io mi sento dentro comunista e non so perché qualcuno me l'ha inculcato, ma perché penso sempre alla parte disertata della gente. Ricordo, quando andavo dal babbo nelle stalle, quanta solidarietà esisteva là dentro. Faceva bene al cuore ed è un sentimento che non ho mai perso. Per me Emilia Sergio è un binomio quasi inscindibile, diciamo. Uno ha rinforzato l'altro e tutti e due hanno vissuto una vita condivisa davvero fino nelle cose più profonde e più importanti, quelle che restano. La gratitudine per quello che loro hanno fatto, stanno facendo, seguiteranno a fare per ricordare fatti tristi, tragici, importanti, significativi della nostra storia e per dare a questi fatti non solo
un contributo di conoscenza, ma anche lo sforzo di trovargli un senso all'interno della storia difficile e complicata di questo paese. Ma io sento di voler esprimere soprattutto una gratitudine personale nei confronti di Emilia. Gratitudine per aver voluto accogliere con tanto affetto, con tanta gioia, con tanta comprensione mio padre. Non era affatto scontato che una persona con la sua storia, con le sue con la sua fede, col suo modo di guardare il mondo, potesse apprezzare un uomo così in un certo senso complicato e amarne l'umanità. Quindi io sono molto grata a Sergio naturalmente e a Emilia che l'ha sostenuto anche in questa accoglienza per me così importante, così significativa. È un'accoglienza che mi ha tolto un peso per me molto gravoso, che è quello del non far perdere questa persona, no? Quando una persona muore di morte violenta, della sua vita non rimane niente, perché quella persona diventa solamente un caso giudiziario, un corpo buttato sulla tavola di un obitorio, e tutto quello che è stato la sua vita rischia di andare perduta per sempre dentro a quella immagine che la violenza ha prodotto. Ecco, per me è stato l'impegno di una vita, insieme a mio fratello, cercare che non si perdesse la sua vita. Sero, realizzare qui da noi, perché in fondo non c'era molto per le donne. E la cosa che a me sarebbe veramente molto piaciuta era quella di avere un consultorio. E lei mi raccontò delle esperienze di consultori che aveva avuto e come si poteva fare e a chi potevamo chiedere. E poi ricordo abbiamo organizzato un consultorio, ma non solo. Parlando con lei, e io stavo studiando, dovevo prendere il diploma di assistente sociale, io ho fatto la tesi con materiale di Emilia, perché lei mi fornì tanto di quel materiale che diventò poi la mia tesi. Conoscere Sergio Emilia ero poco più che trentenne. Loro scelsero di venire a Oriolo alla fine degli anni Ottanta e la prima cosa che fece Sergio, così funzionava allora, chiamò l'allora segretario del PC locale, che ero io, e quindi così da quel momento condividemmo le cose da fare, le stupidaggini, il giardiniere, tutto quello che gli serviva si rivolgevano a me. E però la cosa più affascinante fu che quel periodo, fine degli anni Ottanta, fu il periodo in cui iniziò la discussione del superamento del Partito Comunista. E per me quegli anni sono stati indimenticabili. Praticamente li ho vissuti in discussioni serali che non finivano mai, infinite discussioni, con Sergio, Emilia, con gli altri amici e compagni di Oriolo, e è indimenticabile con quale tenacia Emilia affrontava queste discussioni. Io non la pensavo come lei in quel momento. E le discussioni, sempre anche spesso animate, terminavano sempre con un sorriso da parte di lei. E mi diceva, Italo, dai, non abbandonare, vai. Sempre questo, cioè, ad ogni discussione, ogni volta prima di andare via, c'era un incitamento. Al telefono. E ho percepito tutta la sua passione di cui avete parlato, la sua forza. E sono emozionatissima perché mi sento, insomma, arrivata proprio ultima, ma volevamo condividere questo amore che abbiamo così avuto per loro, abbiamo per loro. E passo la parola. Sì, io ho un grande rimpianto di non averla mai potuta conoscere, perché eravamo d'accordo di incontrarci
Noi come musicisti dovremmo essere abituati al microfono, ma questa è un'altra cosa. In questo momento non ce la facciamo. Dovevamo incontrarci e lei ebbe un infortunio e all'ultimo momento non siamo riusciti a incontrarla. Io sono un grande appassionato di storia contemporanea, ho letto tutti i libri di Sergio e una volta abbiamo visto un video in cui lei diceva, credo tutti conoscerete, quest'uomo meritava di essere amato per quello che ha fatto. Ci siamo veramente commossi e abbiamo deciso di scrivere qualcosa. Noi siamo, per così dire, specialisti nella scrittura di canzoni su personaggi storici e abbiamo considerato anche loro due un pezzo di storia. E questa canzone l'abbiamo intitolata Le staffette della memoria. E questo è il compito che ci prendiamo noi, è un po' anche questo, attraverso le canzoni, di fare la staffetta per portare la memoria. Ci hanno consegnato questi grandissimi personaggi. Infatti abbiamo visto il video dell'archivio La passione di una vita su Facebook. Vi portiamo il saluto e l'affetto, la stima di tanti amici che abbiamo su Facebook, che hanno conosciuto Sergio Flaminio tramite questa condivisione ed Emilia, e mandano a tutti noi, a tutti voi, un grande abbraccio e grande stima, grande affetto. Grazie. Io ho potuto fare la mia ricerca, arrivare alla fine del dottorato, quindi scrivere la tesi e poi pubblicare un libro grazie al lavoro di Sergio e Emilia, grazie anche ad Agnese che ha approfitto, che ringraziare non ringrazieranno abbastanza. E ho conosciuto Oriolo e l'archivio Flamini e si è aperto un mondo e ho potuto fare quello che ho fatto grazie a loro. Ho conosciuto un'amica e ci siamo scoperte, insomma, ci siamo ritrovate coetanee e amiche, condividendo tante idee, tante passioni. E che dire, Emilia mi ha accolto nella sua casa insieme a Sergio, mi sono praticamente quasi trasferita a Orioli in tutti gli anni di ricerca, facendo avanti e indietro dall'archivio, quindi tutti i pranzi, quante tagliatelle ho mangiato io in tutti gli anni, e questa è una cosa che ci accomuna a tutti quelli che siamo qua. E ricorderò sempre di Emilia la sua, è vero, tutto quello che avete detto finora lo condivido in pieno, quindi la sua passione, la sua curiosità, gli occhi quando ti guardavano si illuminavano per qualsiasi cosa che e non sapeva fingere, se c'era qualcosa che non le andava, ma lo vedevi da lontano, cioè ti fulminava o proprio mentre se ti apprezzava e ti stimava e te lo diceva, e quando ti guardava e ti faceva uè sei forte e te lo diceva perché te lo voleva veramente trasmettere con tutto il cuore, con tutta la passione, e ti dava una carica e qualunque cosa quando ho fatto il convegno a Roma, e la stima che lei aveva per te te la doveva proprio sparare addosso. Quanto da questa nostra riunione sarebbe necessario dire. È doloroso, molto doloroso, dovere constatare la morte fisica della compagna che mi ha sorretto nella vita. E sono incapace di poter rappresentarla come si dovrebbe. Credo che l'archivio dedicherà spazio e tempo per riuscire a rappresentare l'attività di Emilia, e quindi di fare un lavoro completo, organico. Credo che Emilia meriti, tra i tanti libri che abbiamo, la pubblicazione, una pubblicazione che la celebri in maniera dignitosa.
è molto dignitoso quello che è venuto oggi qui in questo splendido giardino. Io voglio semplicemente ringraziare gli oriolesi per l'ospitalità che ci hanno offerto. Siamo arrivati io e Emilia qui all'inizio del secolo e prendemmo casa in via Lazio numero 76. E allora, poi, come ha raccontato Italo Carones, ci sposammo. Allora facemmo un patto. Dicemmo che la nostra vita doveva emergere di livello. Facemmo l'autocritica perché le cose ci sembravano non andassero bene a livello generale per quanto succedeva in Italia. E quindi ci facemmo l'autocritica perché noi eravamo stati, avevamo avuto un ruolo in quella partita, quegli anni 70. Il compagno Fiasco ha ben ricordato quanto è avvenuto allora. Ebbene, facemmo un patto, dicemmo la nostra vita deve avere maggiore significato. Non possiamo vivere alla giornata, dobbiamo lavorare, studiare secondo un programma. Tutti e due insieme dobbiamo indagare strade nuove. E devo dire che Emilia è stata bravissima nel sostenere questo sforzo che mi ha permesso di pubblicare tanti libri. Mi ha dato un aiuto immenso. E abbiamo anche preso l'impegno di fare qualcosa di significativo che potesse rimanere per l'avvenire, per il futuro. Ed è nata l'idea dell'archivio. Emilia si mise a lavorare con passione. A lei si deve in gran parte, almeno per la prima parte del lavoro, quello che è stato realizzato. E l'archivio è cresciuto, la nostra casa si è trasformata nell'archivio. Le carte ci hanno trattato. Sì. A un certo momento sfrattato perché ne avevamo tante, la documentazione, le ripartizioni secondo le materie, e non ci siamo accorti di quanto prezioso era quel lavoro di raccolta di materiale che riguardava l'Italia, un periodo lungo della storia del nostro paese. E ricordo che nell'anniversario
del 25 aprile, mi sembra, del 1903, mentre in comune l'amministrazione diretta da Italo Carones aveva organizzato insieme alla direzione degli archivi una mostra su Giacomo Matteotti e mi avevano invitato a dire due parole all'inaugurazione di questa mostra. Ricordo che quell'incontro fu prezioso. Alla fine, poiché erano presenti sia la direttrice nazionale degli archivi, la dottoressa Carucci, sia il direttore dell'archivio di Viterbo, Poletti. Alla fine furono invitati a casa nostra e quando la Carucci vide l'ammasso di carte, le materie di cui si occupavano, io ero per chiedere aiutatemi, vi consegno questo materiale in modo di avere lo spazio di poter continuare a lavorare. La Carucci disse: ma no, qui è rappresentata l'Italia, soprattutto sono rappresentati i lavori parlamentari di tante commissioni che hanno fatto la storia del nostro paese o hanno registrato la storia. E quindi bisogna subito fare una pratica per il riconoscimento da parte del Ministero e deve essere il Ministro a firmare il decreto per il riconoscimento giuridico di questo bene culturale. E così avvenne, per cui iniziò la storia del nostro archivio. Dico, ripeto, la fatica principale a quel punto era stata di Emilia, perché l'attenzione, la preoccupazione nel classificare il materiale, il lavoro certosino, paziente, fu tutta da parte sua. Io scrivevo, avevo bisogno di tempo, lei mi aiutava oltre a fare questo lavoro di archiviazione e poi l'archivio ha preso il volo, è venuto in aria. Lei ha raccontato di un viaggio che abbiamo fatto insieme in Spagna, ma già prima noi avevamo realizzato dei rapporti. Ilaria studiava all'università e si laureava, voleva laurearsi, per quanto riguarda il caso Moro. E venne proprio per avere un'intervista sul caso Moro. Quell'intervista fu l'inizio di un'attività per cui Ilaria si affezionò anch'essa al lavoro dell'archivio e allora sì, l'archivio riuscì a decollare, a farsi spazio, ad essere riconosciuto, ebbe, si costituirono organi, nacque una comunità di persone che si conoscevano e si volevano bene, come giustamente ha ricordato Maurizio.
E così, però dopo a una certa fase, quando l'archivio si è ingrandito, è diventato troppo grande per quanto riguarda il paese di Oriolo, perché aveva bisogno di essere collocato a Roma. Si vedeva che vi era un'esigenza per motivi culturali, era naturale per dare sbocco all'attività che noi avevamo preparato. E allora ci rivolgiamo alla Regione. La Regione accolse la nostra preghiera perché venisse riconosciuta una sede dell'archivio a Roma e così avvenne. Devo dire che in quella fase Emilia quasi mi rimase mortificata perché vedeva il suo lavoro che doveva andare via. Mentre invece l'importanza dell'archivio consisteva proprio nel fatto di trovare una base culturale, una platea che ci permettesse di avere rapporti anche internazionali. E fin dall'inizio, Ilaria mi è testimone, io ho sempre sostenuto che vi era una missione da compiere a livello europeo, perché per quanto riguarda la storia dell'Europa vi è tutto un lavoro che può essere compiuto sulla falsariga del lavoro che è stato realizzato da noi in Italia. E questa possibilità di sviluppo di rapporti internazionali noi pensiamo si possa realizzare proprio da Roma. Quindi c'è stato un momento, diciamo, di crisi per quanto attiene il trasferimento dell'archivio, ma anche Emilia ha compreso che l'archivio si poteva ben più sviluppare con la sua sede di Roma, abbandonando anche la sede che era di casa nostra. Era per Emilia il domicilio suo. E abbiamo avuto l'incontro con Zingaretti e abbiamo festeggiato l'inaugurazione della sede dell'archivio a Roma. Ho visto una fotografia dove Zingaretti si saluta con Emilia poggiando il gomito dell'uno sull'altro. E lei ride soddisfatta. Quel giorno mi ha raccontato la crisi che aveva passato, ma anche la soddisfazione di avere trascorso quella giornata di inaugurazione del nuovo archivio. A commuovermi, non voglio parlare di tutto questo,
e dico soltanto grazie Emilina per l'immenso aiuto che mi hai dato. Grazie per il coraggio che hai dimostrato, coraggio sempre gagliardo. Fiera di rappresentare lo spirito romagnolo nel volere realizzare le cose, perché una delle caratteristiche sue era proprio questa. Vanno bene le cose quando era soddisfatta, quando si concludeva, ma poi mi diceva a parte: ma la teoria non basta, progettare non basta, bisogna realizzare, bisogna fare quel qualcosa a cui richiamava, che era nel proposito all'inizio, quando arrivammo a Oriolo Romano, fare qualcosa di sublime, di importante, che potesse incidere, aiutare a disposizione delle nuove generazioni, degli studiosi. Questa era l'ambizione, e a questa ambizione siamo arrivati. Dico soltanto un ultimo: grazie Emilina grazie tante per il sostegno che mi hai dato. Spirito che ti ha animato, che è stata la nostra fortuna, la fortuna dei nostri successi, e direi che questo nostro raduno ne è l'espressione. Non trovo parole che possano esprimere il ringraziamento profondo che io provo per Emilina, così la chiamavo. Lei mi rispondeva col servizio.